convinto che avessi finito il tempo perché vedevo sbracciarsi. Dicevo, ho ancora un supplemento da darle per quel titolo, se lo vuole dare, eh? Ah, bene, adesso... Ci pensa, dice. Adesso ho un'interferenza nell'audio. Ecco, allora... Insomma, Rizzo, scusi, perché no, abbiamo ancora dicevo, un minuto. Dicevo, ho fatto questa provocazione per dire che spesso sento giornali, lo studio, ma non, e le cioè, non sento lo studio e le televisioni, ad esempio, parlando di politica internazionale, adesso quello che accade in Siria, quello che accadeva Vabbè, in Libia, se ne parla abbondantemente, no, però, no, eh. Ma vengono sì, raccontate un sacco di balle, le fosse comuni di arrivare alla no, vabbè, in una guerra, attenzione, in una guerra succede alla sempre, gente non interessa, però il petrolio è aumentato da quando noi non abbiamo più la Libia come fornitore, adesso paghiamo la benzina 2 euro al litro e questo è un problema, poi arriva anche da lì, quindi non è che la politica internazionale è una cosa per esperti e poi la politica internazionale è una cosa seria e oggi noi stiamo andando verso un disastro che potrebbe portare alla guerra con l'Iran e siamo sull'orlo di una condizione davvero simile a quella di un vulcano e dico che la politica dovrebbe occuparsene. Il problema è che c'è un pensiero unico rispetto a questo, ci sono due pesi e due misure l'Arabia Saudita fa delle cose incredibili, tagliano le mani, ma lì va bene tutto, dall'altra parte ci sono i cosiddetti regimi, ci sono dei paesi che sono indipendenti come la Siria, come l'Iran, lontanissimo culturalmente rispetto a quello che penso io, che sono indipendenti dall'imperialismo americano ed europeo e vengono attaccati. Vabbè, la chiusura allora è stata, la seconda chiusura, quella reale, stata sui temi internazionali, così potremmo aprire un capitolo enorme puntata, e fare molte puntate. Sì, anche se parlare di questi temi internazionali non è molto popolare ancora in televisione. Lo so, io cito un episodio insomma che molti giornalisti conoscono e non solo i giornalisti, che una volta si diceva se si parla di Europa crollano gli ascolti. Ormai da quanto? Dal governo Monti poi non si parla che d'Europa, di temi europei siamo diventati o cerchiamo di diventare tutti esperti però della materia, anche ma è complicatissimo. Che questi temi internazionali hanno un riflesso, diceva giustamente, diretto sulla non vita c'è dei dubbio. Cittadini, perché quello che la situazione drammatica della Libia significa 2 euro il litro di benzina, io credo che le persone comprendano bene, hanno l'intelligenza di comprendere quanto oggi l'Italia non possa più ragionare come un paese a sé, ma come un paese in un grande contesto internazionale. Grazie, allora la chiusura è questa, è quella definitiva. Il linguaggio della politica con Coffee Break, noi ci vediamo domani mattina. Grazie a tutti voi ovviamente e ai nostri ospiti.